Buongiorno amici, allora sono al fiume con la famiglia, ho fatto diversi video ma ne faccio uno in particolare con la tecnica che usa Franco. Adesso la faccio vedere per chi non ha visto il video, comunque vi lascio il link in descrizione o sopra qua. Quindi piazzo la canaletta, una canaletta, un prototipo, è il mio glory hole che ha sia il solco ma anche un altro solco più basso lì, in modo da fermare magari qualche pagliuzzetta lì sotto. Mettiamola qua, la mia glory hole, è una bella canaletta, prima o poi magari ne faccio qualcuna per chi la vorrà. Quindi questa la anneghiamo, tanto non è un problema, c'è una prova adesso, cascatella comunque, ok. Bene, abbiamo un po' di acqua qui. Ora, come fa Franco? Semplicemente le scava davanti qua, vediamo, tiriamo via un po' di roba. C'ho le ginocchiere, mi metto nell'acqua, ci sta molto bene, ecco qua. Quindi lui scava semplicemente davanti, tira via la roba grossa, vedi, tira via la roba grossa, la mettiamo in parte. E qua andiamo a concentrare che cosa? Le sabbie, speriamo anche oro e sicuramente magnetite, tutto quello che è. Bene, quando sentiamo che c'è un po' di sabbietta, così, andiamo a recuperarla, la buttiamo in canalina direttamente, vediamo, vedi? Questo è un tappetino incredibile, il Glory Hole. Vediamo un po', mi sono proprio buttato così, senza troppi, così, subito qua, vediamo, buttiamo su così, è un bel tappetino anche il mio Glory Hole, No, avevo fatto solo un video, ma è molto molto bello, e i sassi li passano sopra. E intanto salutiamo Franco, non so dov'è, se è al fiume, e tanto non si porta dietro il telefono, quindi era inutile lasciarci un contatto, insomma sicuramente avrò modo di ritrovarlo, perché quando hai la passione poi vai spesso al fiume, no? Vediamo un po' col mio Glory Hole se troviamo qualcosa con questa tecnica molto spartana, ma molto molto valida, molto intelligente. Eh no? Eh sì. Intanto iscriviti al canale se ti piacciono questo tipo di argomenti, c'è la ricerca dell'oro, metal detector, rabdomanzia, insomma, un po' di attività outdoor.
poi diamo un'occhiata. Sono una prova, tanto tu, se ti vai, iscriviti al canale, ti dicevo, metti un bel commento, insomma, se ti piacciono queste attività, un bel commento, un pollicione, non so, che insieme andiamo a capire un po' di cose insieme. Tanto io butto su come capita, vedi? Tanto abbiamo delle trappole speciali che ho fatto io. Beh, ho già scavato un po', facciamo ancora, tiriamo su quello che viene. Il mio glory hole. Pozzo della Gloria, Glory Hole, Pozzo della Gloria, molto famoso nei cercatori d'oro, perché l'oro è pesante, si va sempre a insinuare, a sprofondare. Nelle trappole. Bene, per fare una prova direi che ci siamo. Laviamo, dai. Laviamo la canaletta. Poi magari la ripiazziamo, vediamo. Ok. Vediamo un po' il sistema di Franco se è valido. Poi ovvio ti devi andare a mettere in un posto dove c'è corrente, dove c'è oro, non so, adesso vediamo. Il materiale comunque sembra bello. Eccolo qua. Ci portiamo di nuovo sulla mia buca, così c'è l'acqua ferma, vedi? E diamo un'occhiata, insomma. Vediamo. Sistema Franco, che saluto affettuosamente. Ci sarà modo di rivederlo sicuro, eh? Ancora un po' di materiale fine, leggero, da pulire. Vediamo un po' se ci siamo messi nel posto migliore, insomma, non so. C'è una pagliola qua, ce ne sono due, ce ne sono tre, puliamo questo, complicato, aspetta, ho già visto tre pagliuzze, con il sistema Franco, così proprio al volo, da buttare su così proprio. Sì, guarda, Franco, funziona il tuo metodo, decisamente, guarda, ci sarà anche altro, intanto tre pagliuzze ci sono,
3, poi vediamo se fosse qualcos'altro. 3, 4, 4 pagliuzze, qualcosetta, dai, sì, non riesco a lavarlo bene, c'è tanto nero, però sono 4 pagliuzzette, proprio così, proprio al volo, una prova al volo col sistema Franco, direi che è valido. Che dite? Non si riesco a farvele vedere queste pagliuzze. Col sistema Franco dell'amico Franco. Oh, ragazzi, allora, sistema Franco spettacolare, ma devo essere sincero, anche il mio Glory Hall non scherza, avete visto, ho buttato su anche i ciottoli, guardate un po', devo pulirvelo bene. Che dire, ragazzi, lo scavetto di prova con la tecnica di Franco, ho già trovato 1, 2, 3, 4, 5 pagliuzze carucce e qualche puntino, e allora che dire, che dire dell'amico Franco, c'ha il suo perché, ehi, l'amico Franco ha il suo perché, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cose, qualche puntino. Bravo Franco, complimenti. Sicuramente gli appassionati di ricerca dell'oro saranno contenti di vedere questa situazione, cioè scavare direttamente nel fiume di fronte alla canaletta, setacci, rastrelli, concentri e poi vai a buttare sopra il materiale, insomma, guarda che roba. Ma a volte non trovo neanche questa io dove vado. Quindi Franco, ti confermo che il tuo sistema è molto molto valido. Ora, avevi fatto un prototipo di canaletta particolare, è solo da rivedere, ma il sistema in sé è perfetto. Ragazzi, vi saluto, pollicione. Ciao, 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 ciao. Io intanto magari scavo ancora un po'. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti!